Bussano alla porta, ho detto là vedrai, ci mandano via perché in questo periodo col Covid. Apre un ragazzo gentilissimo invece e ci ha portato una busta di regali, un libro della città di Barks, dove siamo adesso, La tazza, una tazza di Barks, le penne, penne, l'agenda, un'agenda, mascherine, mascherine, due un'altra, pacchi di sì, mascherine, che belline queste scure. un'altra agendina. Fa molto piacere quando succedono queste cose. Ragazzi, oggi stiamo andando a vedere un gigafrigo grande come un palazzo di 3 piani costruito dall'uomo. Aveva il compito di conservare la neve d'inverno e di avere i cubetti di ghiaccio d'estate. Inoltre, un gigafrigo c'era anche in un mio videogioco, un gigafrigo gigante proprio. Quindi me lo aspetto come quello, vedremo. Buongiorno a tutti amici, oggi siamo venuti a visitare praticamente è un frigo costruito nel 1760 se non sbaglio dai monaci, avevano un monastero qua vicino a Barks e hanno costruito questa, si chiama in spagnolo nevera, per poter avere il ghiaccio anche in piena estate. Qua sicuramente fa caldo d'estate. Comunque non siamo troppo a nord della Spagna. Guardate che grande. Enorme come 3 piani di un palazzo. Era chiuso sicuramente di legno, non con questo materiale da carpenteria pesante all'epoca. Si vede che questo è recente. Però la nevera è antichissima, il frigorifero. E per poter avere il ghiaccio, per poter tenere sicuramente i cibi, le bevande, l'acqua fresca in estate. Ragazzi, stiamo andando. Stiamo andando in una cittadina. Oh, mamma mia. Oh, stiamo andando in una cittadina dove c'è un'area sosta gratuita e questo Emmental di Google Maps ci ha fatto passare in questa strada. Siamo in un bel posto, vero? C'è anche un bel panorama e un curvone a gomito. Lo vedete lì? Wow, incomincia anche il fango, le pozzanghere. No, ci siamo risparmiati degli schizzi. Dai, diciamocelo però. La vegetazione è bella. Siamo alla ricerca di un parcheggio adesso. Non ci sono neanche divieti di camper, quindi va bene. Vedrete il primo parcheggio che troviamo c'è un divieto. Vedo una super pozzangherona. Parcheggiamo qui. C'è! No, perché hai venduto il Patrol? Saremmo venuti qui, saremmo entrati a tutta velocità. Bella ragazzi, il nuovo parcheggio. Vediamo se ne troviamo uno un po' più spazioso per stare poco poco più comodi, se no rimaniamo qui. Guardate dove siamo adesso. Ma ci disturba poca gente. La Ritania. Ne hai trovato un altro? Bello? Guardate il camperone qui in mezzo, ragazzi. Questo è il posto dove siamo finiti. Vediamo cosa c'è qui.
diciamo che siamo poco a poco dispersi. Wow, così mi piace. Sì, mi piace. Mi piace molto. Dormiamo qui. Che ne dici, Dado? Per me è bellissimo. Bene, dormiamo qui giù. Sposto il camper, lo porto qui. Lo mettiamo qua. Proprio qui. Siete pronti per vedere il posto dove parcheggeremo? Non guardate. Ta-da! Papà sta andando a prendere il camperone laggiù. Lo vedete? Sto in controluce forse. Laggiù. Nel frattempo mamma se n'è andata, papà anche a prendere il camper. Vediamo se accende il motore. Bene. Vi faccio una magia, ragazzi. Vedete questa pietra? 3, 2, 1. Non c'è più. Non è ancora arrivato. Ah, poi oggi fa caldissimo. Devo stare anche in magliettina. Non sembra aver ancora acceso il motore. Qui sento solo rumori di vespe. Ed è la cosa che odio di più al mondo. Cosa posso fare per intrattenervi nel momento? Faccio sparire anche questa pietra, e tanto vale far sparire tutte le pietre del mondo. Aspettate, forse si sta spostando. Sentite il rumore? Io sento perfino le vibrazioni. Zoom. Sì, siamo anche dritti. Zoom ancora. Ruote infangate come piace a me. Tutto infangato. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mamma mia, ragazzi, anche io già asparagi pazzeschi. Guardate. 5 minuti, ragazzi. Grandi, poi massicci, enormi. No. Ragazzi, non resistiamo, un altro mazzo di asparagi. Thank you.
oggi tante cose buone, frittelline di melanzane, e di asparagi. E frittelline di asparagi appena raccolti qua in questo paradiso dove siamo. Pomodori per insalata. Vi spiego tutto io. E poi abbiamo riso con asparagi, sì, e couscous con verdure. E qui dentro? Niente. Ah, niente. Ragazzo. Va bene, comunque tante cose buone. Ragazzi, ce ne stiamo andando da questo posto bellissimo. Ci siamo rimasti un paio di giorni. E grazie perché abbiamo passato dei giorni bellissimi. Grazie, ringraziamo sempre quando andiamo via da qualche posto. Non da qualche, da ogni posto, perché ogni posto ci regala qualcosa e questo era proprio bello, eh? Sì. Abbiamo fatto la spesa e adesso siamo qui. È mancato molto, d'altronde siamo sardi e il mare ce l'abbiamo dentro. Ah, guardate che bello, oggi dormiamo col rumore delle onde del mare, ma domani sarà una bella giornata e ci prendiamo anche un pochettino di sole. Buongiorno ragazzi. Sono le 7:51 del mattino, ci sono 16-17 gradi fuori e 17:05 dentro. Questo è il posto, bellissimo. Quello è il sole e quello lì è il mare. Adesso noi facciamo colazione e poi usciamo. Ciao, ci vediamo fuori, aspettateci. Ragazzi, e come promesso siamo fuori. Via! Oh, ma ho un po' paura di saltare così. L'ho già fatto. Vai! Oh! Ce l'ho fatta, ragazzi. Questo può servirmi per fare segni nella spiaggia. Allora, prima di tutto andiamo a vedere le regole. Allora, cuidad en casa si tienes síntomas. Síntomas. Ah, ok. Attenzione in casa se hai 5 più anni. 5 o più. Non ho capito bene questa regola, vediamo le altre. Mantén una distanza de 2 metros entre banistas. Mantenere una distanza di 2 metri entro banisto. Questo non l'ho capita. Vabbè. Si no se puede mantener esa distanza, usa la mascherina. Se non puoi mantenere la distanza, usa la mascherina. Questo. Respetta las normas concretas dell'Ayuntamiento Sanidad e Emergency. Rispetta la norma concreta dell'Ayuntamiento. Che cosa è l'Ayuntamiento? Vabbè, le regole sono troppe, mi sono già stancato. Andiamo a vedere che cos'altro c'è di interessante in questa spiaggia. Ci vedete? Ci vedete?
aspettate, tra un po' mi vedrete lì nell'inquadratura. Se non mi vedete è perché sto salendo le scale. Ragazzi! Primo round! 3, 2, 1! No! Primo round fallito! Secondo round! Riuscire a fare questa cosa, dite forza dado, forza dado. Sì, ha funzionato quasi. Sì, devo passare al terzo. Dai. Ce l'ho fatta! Sì! Forza dado, ha funzionato! Riprendiamo le ciabatte e andiamo a vedere il mare stavolta. Che bello il mare! Lasciamo le ciabatte, alziamo i pantaloni. E facciamoci una bella corsa. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Wow! No! Vediamo com'è l'acqua. Aspettate che mi sollevo i pantaloni. Bene, fino al ginocchio e vediamo. Aiuto. Adesso però, come il sogno di tutti i bambini, camminiamo qui.